Jumping Jacks, durata dell'esercizio 30 secondi. Piegamenti sulle braccia, eseguiamo 10 ripetizioni. In posizione prona, quindi con il viso rivolto verso il basso. Con questo esercizio coinvolgiamo grande e piccolo pettorale, tricipite e fasce anteriori del deltoide. Sedia al muro. Eseguiamo questo esercizio in isometria per 30 secondi. Sedersi su una sedia immaginaria, appoggiandosi al muro, formando un angolo di 90 gradi con le gambe e restando in isometria. È un esercizio molto efficace per gli arti inferiori. Affondi statici. Eseguiamo 10 ripetizioni per lato, a corpo libero oppure impugnando due bottiglie. Si effettua un affondo in verticale. Durante l'esecuzione il rachide deve mantenere una postura corretta e la rotula non deve oltrepassare la punta del piede. È un esercizio per gli arti inferiori. Side plank. Esercizio di isometria, 10 secondi per lato. Ci si posiziona su di un lato, in appoggio, con il gomito a terra, in isometria. Muscoli coinvolti, addominali obliqui, interni ed esterni. Piegamenti sulle braccia con rotazione del busto. Eseguiamo 5 ripetizioni per lato. Solleviamo il busto, rotiamo il torso, estendiamo il braccio verso l'alto, fino a formare una T. Muscoli coinvolti, grande pettorale, addome, muscolo lombare. Skip. Eseguiamo l'esercizio per 30 secondi. Correndo sul posto, usando anche le braccia per la coordinazione e portando le ginocchia all'altezza del bacino. È importante mantenere l'allineamento tra busto e arti inferiori. Military press. Effettuiamo 10 ripetizioni. Con un movimento di distensione delle braccia. È importante non inarcare la schiena durante l'esecuzione dell'esercizio e piegare leggermente le ginocchia. Muscoli coinvolti, deltoidi e bicipite brachiale. L'allenamento è terminato, deve essere ripetuto almeno 3 volte con un recupero di 4 minuti tra un circuito e l'altro. Ci vediamo al prossimo video, buon allenamento!